È stato talmente bello che innanzitutto vorrei dire grazie. Grazie a voi, grazie a voi davvero. Ho visto che i volti degli spettatori erano o sorridenti o assorti, comunque sempre ascoltare un coro è sempre una grande emozione. La voce dà emozione, il coro essendo un insieme di voci ne dà ancora di più. Inoltre il canto, il messaggio che i cori portano, quindi il canto popolare che sono le nostre origini, tocca tutti, perché comunque noi veniamo da lì e quindi sono canzoni che qualcuno, il nonno te le ha cantate, il papà te le cantava, per cui si ricordano ancora, sono vive nelle memorie delle persone e anche di chi comunque tramanda, come in questi casi i cori che tramandano a un pubblico magari di giovani, di bambini, le sentono e quindi sono canzoni che comunque fanno parte del DNA delle nostre, nostro, ecco. Le abbiamo dentro. Tu sei un maestro giovane. Grazie. E devi tenere a bada dei veci belli tosti. L'autorità del maestro, il gesto del maestro. È molto importante, il maestro comunica tanto con un gesto sia accademico, cioè con ciò che si studia, perché comunque fare il direttore di coro prevede un percorso di studi molto lungo e molto difficile, teorico, pratico, ma anche con la fisicità del corpo, con la faccia. Con il volto, gli occhi, non è solo una direzione, come dire, fredda dei gesti, questo anche con l'orchestra, anche un direttore d'orchestra, però magari con l'orchestra è un po' più camuffato, non si vede tanto. Quando c'è di mezzo la voce, la fisicità del volto, gli occhi, lo sguardo, è tutto. Comunica non solo il tempo, non solo il ritmo, ma persino l'intonazione, e quindi ciò che sono cose anche veramente molto tecniche. Cori amatoriali che non sanno la musica, niente assolutamente. Non conoscono le note, non conoscono. E questo è un problema? Questo è un problema, perché ovviamente per imparare un canto ci si mette di più, c'è bisogno di molta volontà. Ovviamente in campo professionale i tempi e i risultati sono ben altri, però quando poi l'hanno imparata, quando la sanno. E lavorare con gli amatori dà una soddisfazione a volte più grande che con i professionisti, perché con i professionisti rimane sempre, come dire, un lavoro, c'è l'emozione dell'interpretazione, l'emozione della musica ad altissimo livello e quindi si toccano sfere veramente molto alte. A volte può mancare l'aspetto umano, che con gli amatori invece parte da lì. È da lì che puoi costruire una buona esecuzione, un'esecuzione intonata, curata. Se manca l'aspetto umano, non la otterrai mai. Tutto nasce da lì. Tutto nasce da lì. Esatto, tutto nasce da lì. Tante grazie. Davvero. Ciao.